Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Mino delle storie, poi torno da te e ti faccio una domanda che riguarda anche te, dico. Danilo Lupo. Sono le 8:30 di lunedì 31 luglio, ultimo mese del reddito di cittadinanza per tantissime famiglie, e lì in fondo c'è il centro per l'impiego di Scampia. Quindi domanda sospesa. Sì, sospesa. Quindi in attesa di eventuale presa in carico da parte dei servizi sociali. Il famoso SMS. Sì, sì. Certo. Cioè, io voglio pure lavorare, ma a me a questa età chi mi prende? Chi mi prende? 49 anni, 4 figli e un affitto sulle spalle. Mio figlio 18 anni, 600 euro al mese. Per quante ore? Ci hanno fatto il contratto, hanno detto 3-4 ore. Ci facevano fare 8-9 ore. E sulla busta paga c'era segnale di meno per 600 euro. Io vorrei dire alla Meloni, dateci il lavoro. Il lavoro non ci sta, anche se ci sta non vi pagano. La rabbia, va detto, finora non è esplosa. Le manifestazioni di mezz'estate convocate dai partiti e sindacati non decollano. Alla sede centrale dell'INPS di Napoli, in via De Gasperi, Potere al Popolo e USB hanno convocato una manifestazione. C'è da dire che sono più le telecamere dei manifestanti. Molto più movimento c'è nei vicoli dei quartieri popolari di Napoli, come il Rione Sanità, dove il taglio del reddito fa discutere anche amici storici, come Nino Artigiano e Antonio Percettore. Cioè tu lavori? Io lavoro. Lui prende la cittadinanza, a te fa piacere? E a me non me lo toglie dalla tasca. Se lui dice che io, perché io sto sulla poltrona, a te ti bruciava il culo, a me non mi fa proprio niente, che a molte persone dava fastidio, perché qua vedevano Antonio che pigliava questo reddito e se mai stava seduto fuori al bar. E a qualcuno gli dava fastidio, ma questo non è il problema. Non è stato mai seduto fuori al bar. Antonio si è dato da fare sempre come volontario. Come allora io sì, ma gente non vedevano quando lui va a fuori volontariato, solamente quasi fuori un bar. Quella gente è ignorante, cioè là poi subentrava l'invidia, che diceva io vado a lavorare, mi sveglio alle 5 del mattino e devo prendere 1400 euro al mese. Questo qua, quei stessi miei figli, sta a casa e ne prende 1200. Io non lo voglio reddito, voglio andare a lavorare. È un durante. E ti sto dicendo da anni. Lottiamo per andare per un diritto, un lavoro, salario minimo garantito. Sono sempre stato. Fatico o non fatico, devo campare. Allora, se mettiamo insieme il dedalo del gioco dell'oca per la richiesta del reddito, del contributo,